Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora, non so per quanto, no, vabbè, si scherza, su Ever Crisis, perché è stata aggiunta la seconda parte dell'evento estivo. Seconda parte dell'evento estivo che vede appunto la ex numero 3 del nostro budino infame, dove appunto si può affrontare e ottenere la targhetta riconoscitiva del fattore o sconfitto il boss con power level 300. Dico subito che questa è più una battaglia di logoramento che una battaglia vera e propria, se ovviamente non si utilizzano i personaggi che fanno danni AoE. Diciamo che io ho fatto una strategia un po' di mezzo, solo che fortunatamente con le summon si riesce effettivamente ad avere un ottimo margine di vantaggio e quindi si riesce in un qualche modo anche a gestire la situazione. Senza considerare il fatto che ad un certo punto il boss diventerà più debole, quindi subirà molti più danni sia dagli attacchi fisici che da quelli magici. Quindi di conseguenza diventa poi veramente una passeggiata, basta semplicemente caricare le summon e andare avanti, che è esattamente quello che ho fatto io. Il team in questione che vado a presentarvi è questo. Un team che vede comunque come protagonista ovviamente Cloud, essendo il mio DPS principale, ma al tempo stesso un Sephiroth di supporto magico AoE con ovviamente anche danni fuoco elementali che un pochettino aiuta nella, diciamo, nella distribuzione dei danni, e poi Mett che fondamentalmente mi è di supporto, aumentando in continuazione la difesa fisica, curando e riducendo la resistenza del fuoco quando possibile. Ci tengo a precisare che questo team che sto utilizzando ha giocato in full auto, quindi è ovvio che si possano creare dei team più forti, ma vi ricordo sempre che quando io vi faccio vedere queste guide e quando vi faccio vedere, diciamo, queste battaglie, cerco sempre di utilizzare dei team che possono giocare in full auto, per, diciamo, evitarvi lo stress, di dovervi mettere lì a premere tasti o comunque di perdere, tra virgolette, tempo. L'unica cosa che qui, ahimè, sarete costretti a fare sarà quella di evocare le summon, quindi grande dispendio di energie. Ma ovviamente, a parte gli scherzi, è un team che lavora benissimo da solo in full auto e poi nel momento in cui si accumulano le summon, utilizzate le summon e basta, quindi nulla di estremamente sconvolgente. Per quanto riguarda me, al solito setup incentrato sulla cura e ovviamente sul supporto, in questo caso offensivo, per quanto riguarda l'attaccante fisico, perché in teoria volevo utilizzare la Brumble per evitare a Cloud di buffarsi con ovviamente la sua arma e perdere tempo. Ovviamente questa cosa non è molto fattibile perché comunque ricordiamo che la Centipede utilizza 5 barre ATB per dare protezione e cura, quindi di conseguenza Matt rimane sempre un po' corto di MP, scusatemi, di barra ATB, e quindi di conseguenza non riesce fondamentalmente a buffare Cloud. Quindi Cloud successivamente si buffa da solo, grazie appunto alla Glavenus Sword, dell'arma collab di Monster Hunter appena terminata, e poi con la Sky Splitter, lui ovviamente vestito fuoco, build fuoco totale, riesce a fare comunque dei discreti danni. Per quanto riguarda le subweapon, ho cercato di utilizzare comunque delle subweapon che potessero aumentare difesa fisica, che è la cosa più importante, dato che i vostri avversari faranno danni fisici, quindi aumentare difesa fisica e dare buff di difesa fisica è sempre consigliabile, e poi aumentare gli HP. Ho aumentato gli HP il più possibile, giusto per avere la possibilità di poter tankare più colpi possibile. E anche con Cloud stessa cosa, ho cercato di incrementare la difesa fisica e anche un po' il danno fuoco, anche perché fortunatamente grazie alla Sky Splitter sono quasi al massimo di entrambi, o per meglio dire, sono quasi al massimo del boost attacco fisico. Il boost fuoco può andare avanti, ma grazie al Flameblade Arcanum comunque sia mi sta bene e non ho questa esigenza di essere così opprimente anche da quel punto di vista. Mentre invece Sephiroth è un ibrido magico che
ovviamente mi aiuta con la Prototype Crimson a fare danni fuoco. Infatti abbiamo un boost magico di livello 5 e un boost fuoco di livello 5, solo che la Crimson aumenta il boost attacco magico fisico, quindi abbiamo anche questo boost che mi consente di avere comunque un ottimo rapporto di attacco, nonostante io non abbia maxato appieno il mio, diciamo, il mio attacco magico. Ovviamente come sub-weapon in questo caso andiamo con la Sun Umbrella per incrementare un po' di più la mia potenza magica in generale. Poi una Mithril Type Zero Katana che mi dà HP e il boost per le abilità magiche. E poi i guanti da forno che abbiamo ricevuto tramite evento free to play per incrementare HP e difesa fisica anche in questo caso. Diciamo che la difesa fisica, se avete un personaggio che ve l'aumenta, potreste anche evitare di incrementarla, cioè potete tranquillamente sfruttare il buff, basta che abbiate comunque un buon numero di HP e la situazione non è così drammatica. Per il resto non ho nient'altro da dire, il video parlerà da solo. Vi ricordo, modalità full auto, l'unica cosa da fare qui è utilizzare le summon, aspettare che il boss si indebolisca una volta che avrete eliminato tot minion una volta separati, e dopodiché si può procedere senza nessun problema. Detto ciò, spero che il video possa esservi stato utile. Fatemi sapere ovviamente sotto nei commenti che team avete utilizzato o se ci sono delle modifiche che avete fatto per rendere il team ancora più veloce, ovviamente senza evidenziare i personaggi banner, perché io non ce li ho né Lucia né Yuffie. Sarebbe gradita come cosa, infatti sto utilizzando tutt'altro. E per il resto ci sono delle anche novità che sono uscite all'interno del gioco, ci sono delle news per quanto riguarda ovviamente i personaggi, le gilde eccetera eccetera, ma ne parleremo meglio quando avremo le date. Quindi fino a questo momento rimanete in stay tuned, quindi vi aggiornerò presto. Nel momento in cui avremo tutte le date e saranno ufficializzate, parleremo di ciò che sarà il futuro di Ever Crisis, anche perché sinceramente parlando è un futuro che personalmente parlando non mi sta entusiasmando più di tanto. Detto ciò, io vi lascio al video, spero di vedervi presto e alla prossima. You
cose hanno superato.